Riparte il 7 agosto alle ore 21:15 la stagione estiva dei concerti d'organo alla Chiesa di Santa Maria Nuova a Fano. Partito come rassegna, è diventato con gli anni un vero e proprio festival. Ricco di appuntamenti e di artisti, che riconferma di anno in anno, col suo ricco programma, il primato non solo nazionale ma anche europeo. Giovani artisti, provenienti da diversi paesi, si esibiranno per sei venerdì consecutivi alla chiesa di Santa Maria Nuova. Sempre più giovani si approcciano all'affascinante mondo dell'organo, strumento non solo per una fetta di artisti e pubblico adulti, ma sempre più amato da giovanissimi. A testimoniarlo il presidente Giovanni Maria Perucci, che da dieci anni segue il festival con dedizione e costanza. Direttore, 62 di un gran traguardo per i concerti d'estate d'organo, a Fano. Sì, veramente, ne siamo fieri, è un traguardo, è un primato della nostra città. Per questo festival che diventa sempre di più un festival, è partito come una rassegna dei concerti d'organo, voglio chiamarlo festival perché anche quest'anno, soprattutto quest'anno, direi, oltre ai sei concerti in programma, ci sono diverse attività che contribuiscono a creare un clima di interesse verso l'organo. Ne cito solo alcune, delle guide all'ascolto. E si terranno in collaborazione con l'Università dei Saperi Grimaldi, un workshop didattico, un laboratorio didattico dei ragazzi e dei bambini eh, monteranno un organo, cosa singolare grazie alla, co alla collaborazione con Fano la città dei bambini e una mostra fotografica alla MEMO e una delle visite guidate alla Pinacoteca San Domenico dove è presente un organo e anche in questo caso, in collaborazione con la Fondazione, ci sarà un momento musicale organistico. Tante le attività e iniziative per questa 62esima edizione che coinvolgono grandi e piccini con workshop e laboratori da far vivere la città di Fano a tutto tondo. Un incontro che a volte eh, visto da fuori può sembrare un po' esclusivo, un po' più adulto, quando in realtà eh, vede un'età media abbassarsi, grande risposta anche da fuori e una proposta assolutamente interessante. In particolare sono rimasta affascinata dal laboratorio che si terrà il 5 agosto per bambini in cui si costruirà un organo e questo è un laboratorio bellissimo a Fatto Scontato che aiuta ad avvicinarsi alla musica, ma poi tanto altro avremo dei concerti eh, guidati da maestri d'organo di età giovanissima e professionalità altissime. Abbiamo anche giovanissime professionalità di alto livello nella nostra fano che ci aiutano all'interno di, di questo evento. Perché ricordo che noi abbiamo il maestro ehm, Davide Omiccioli, eh, che eh, comunque eh, suonerà alla pinacoteca San Domenico eh, dal 5 al 12 agosto, e poi abbiamo anche le guide all'ascolto tenute dal maestro Tiziano De Felice, che tutti, in occasione di tutti i venerdì dei concerti, un'ora prima all'interno della sede dell'Università dei Saperi, ci eh, guiderà all'ascolto per poi godere al meglio. Questi sono tesori che abbiamo a fare che ci aprono verso fuori e che non dobbiamo dare per scontati e dobbiamo goderceli.